Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Game Ever, che non si perde mai e non potevamo appunto perderci l'ultimo trailer pubblicato dalla Square su Kingdom Hearts 3. Trailer molto succulento. È molto interessante. È bello proprio. Bellissimo. Bello proprio. Noi sinceramente ragazzi, questo è un video di analisi, non un trailer reaction, perché già abbiamo visto, è stato proprio un fulmine a ciel sereno. Sapevamo che lo doveva uscire, ma non sapevamo quando uscire. Ma poi c'erano così tante cose da dire che effettivamente un trailer reaction non avrebbe reso giustizia a tutti i pensieri che ci sono venuti in testa circa questo trailer, e quindi abbiamo deciso di portarvi un trailer analisi, una cosa un po' inedita sul canale effettivamente. Esatto. Non l'abbiamo mai fatto. Esatto. Quindi oggi sperimentiamo con voi anche questo nuovo format e non ci perdiamo in chiacchiere, ma andiamo subito ad analizzare il trailer. Cambio scena, 3, 2, 1, cambio, eccolo. Allora vai direttamente col trailer, visit Expo, non ci rompere le scatole. Okay. Avanti, dai. Ecco. Checkmate. Istaedoridana. Hikari wa yami ni haibok suru. Belli proprio, belli proprio. Mada owatte nai yo. Ma stop. Fermiamoci. Torno un attimo indietro perché dobbiamo vedere un attimo la situazione, che è questa. Sin dai primissimi trailer ci siamo resi conto di quanto sia effettivamente importante questa competizione di scacchi tra Heracus e Xehanort. Siamo ai tempi in cui loro erano sottoposti all'addestramento per diventare futuri maestri del Keyblade, quindi teoricamente entrambi seguivano i precetti della luce. Heracus, come vediamo nel video, controlla le pedine bianche che simboleggiano appunto la luce, mentre Xehanort, aizzato anche dai racconti della grande quella del Keyblade, che vedono a quanto pare l'oscurità prevalere in un certo senso, invece ritiene che anche il cammino dell'oscurità debba essere percorso. Effettivamente questa partita a scacchi non simboleggia solamente l'agonismo che diciamo si è instaurato tra questi due futuri maestri del Keyblade, ma può diciamo incarnare anche l'eterna lotta tra oscurità e luce, che è un leitmotiv continuo in Kingdom Hearts. Può essere però anche una parafrasi di quello che potrebbe accadere in Kingdom Hearts, ed è una specie di spoiler in cui magari nella tanto agognata battaglia finale l'oscurità a un certo punto sembrerà inghiottire la luce, così come Xehanort da scacco matto al compagno all'inizio del trailer. Però, alla fine, inaspettatamente, le sette luci avranno occasione di splendere e dunque la vittoria dell'oscurità non sarà così tanto scontata. Anche perché, come vediamo nella scena, c'è quest'unica pedina bianca cerchiata dalle pedine nere. Guarda caso, c'è proprio la corona sopra, sarà il re, chi lo sa. Ma poi vorrei analizzare anche le altre pedine alla fine, perché guarda, abbiamo una pedina con la clessidra, un altro con i cubi, un altro con questa specie di sole. Ci abbiamo di là una pedina con, penso sia un Pawpaw Fruit. Io mi domando che già sappiano tutto come deve andare e se si trovano in un circolo vizioso. C'è una storia che si ripete all'infinito. Se ci pensi, ha senso. Cioè, allora, la storia è sempre la stessa. Il sì. Bene, il male, la luce, sì. L'oscurità. Sì. Ok. Dai primi titoli è sempre stato così, è sempre stato per tutto. Quindi in realtà questa volta che non finisce, una partita a scacchi eterna, non sa mai chi finisce. Esatto, esatto. Ok, ma io direi andiamo avanti col trailer, vediamo cosa ci esce più. Ok, qui abbiamo il mondo di Big Hero 6 con Baymax, i ragazzi. Big Hero 6. Esatto. Non ci fate! I minigiochi di Big Hero 6, immagino. Non so se è un minigioco. Ok. Sono un'altra piacena. Bello. Bello. Ok,
una scena familiare, non trovi? È una scena ben risaputa, è molto bella. Abbastanza familiare. Ci troviamo a San Fransokyo, i nostri eroi stanno mangiando un gelato, ci sono Hiro, Sora, Gogo e Baymax, che appunto stanno mangiando un gelato e stanno parlando di Tadashi, il fratello morto di Hiro, che, come dice Hiro, che è anche, diciamo, leitmotiv continua anche di Big Hero 6, Tadashi continua a vivere dentro tutti loro. A un certo punto Sora dice una frase: nel momento in cui loro saranno in difficoltà, sicuramente Tadashi sarà con loro a dare loro una mano. E progressivamente i capelli di Sora si schiariscono e i volti dei suoi amici diventano quelli di Einar, Pence e Olette, i ragazzi di Crepuscopoli. Secondo me, con questa frase, Sora vuole anticipare che probabilmente si troverà in grande difficoltà nel corso delle sue avventure in Kingdom Hearts 3, però per superare questi ostacoli gli basterà guardare dentro di sé dove si trova Roxas. Secondo me Roxas sarà di grande aiuto per Sora in questo titolo. Oppure semplicemente parte dell'essenza di Roxas che piano piano esce a galla, magari nel gioco si farà sempre più marcata, perché ricordiamoci che in Kingdom Hearts 2 Roxas insieme a Namine spariscono. Beh, dove vanno? Loro teoricamente vanno dentro Sora e Kai. Perfetto. Se dici che, esatto, che luogo fisico sia, nel senso proprio che spariscono, ok? E non si fanno più vedere, no, né negli altri titoli Kingdom Hearts. E ora Sora prende coscienza di quel che è il suo potere, che prende forma, Roxas esce fuori, il suo Nabadi, cioè, ma che poi Roxas non può essere, io non lo voglio considerare un nessuno, perché ha delle emozioni, giusto? Ok, Roxas è la cosa più vicina a Ventus. Beh, si somigliano anche molto. No, proprio fisicamente. Fisicamente. Alla fine, tieni presente che Ventus completa il cuore di Sora. Sì. Ok, è lui che è Ventus che si va a prendere Sora. Roxas sarà una chiave, la chiave fondamentale secondo me per arrivare a Ventus. La maniera più diretta possibile. Non è Sora, è Roxas la chiave per arrivare a Ventus. Perché è una pedina fondamentale nell'organizzazione 13? Perché Xehanort lo vuole? Perché Anselm lo voleva? Perché già sapeva. Perché Roxas è l'involucro vero, il corpo, potrebbe essere il corpo di Ventus. O comunque una parte fondamentale che gli serve al suo risveglio. Io so. Comunque, andiamo avanti con il trailer. Yami ni makeru ki ga shinai. Sore wa kitto Rika ga daisetsu na hito o momoru tsuyosa o te ni ireta. Lui una meme è questa. Rika. Cioè, è una ma la espressività di Jack Sparrow. Erusa suremodo shitai no. Ana nara hito nakanaori dekiru sa. Che è un altro flashback. Ok. Ben 5 anni fa, se ben ricordate, una scena molto simile, o meglio, la stessa scena, fu fatta. Però aveva colori e uno stile grafico diverso. Se ci pensate, naturalmente dopo 5 anni l'effetto non poteva essere lo stesso, è normale, però anche i colori sono molto più scuri. Questo potrebbe simboleggiare un po' la svolta dark che potrebbe aver preso la saga di Kingdom Hearts in generale, questo terzo capitolo, la storia di Aqua, il finale che, parola di Nomura, ci farà piangere lacrime a mare. D'altro lato, analizzando il trailer più a fondo, Sora raccoglie il Keyblade che un tempo era di Erafus e ora dovrebbe essere passato ad A. Pippo poi dice una frase molto cara ai primi maestri del Keyblade: possa il tuo cuore essere la tua chiave guida. È interessante che lo dica nel momento in cui Sora ha raccolto il Keyblade di Erafus, che adesso dovrebbe essere di Aqua. Può simboleggiare questo stretto legame che sussiste tra Sora, che tramite questa chiave può arrivare ad Aqua e liberarla definitivamente dalla sua prigione di oscurità. Qualche fotogramma più avanti, e se ti ricordi anche nel filmato introduttivo di 0.2 nella collection 2.8, le loro mani si toccano. E proprio qualche secondo dopo si sente l'inconfondibile rumore dell'acqua, come se dai suoi abissi fosse emerso qualcosa.
quindi come se la mano di Sora avesse aiutato quella di acqua ad emergere dai fondali, dagli abissi oscuri. Mi piace questo simbolismo, eppure questa frase non è stata ancora del tutto totalmente chiarita. Possa il tuo cuore essere la tua chiave guida. È una frase che di per sé non ha bisogno di tante spiegazioni, ma secondo me è molto molto più arcana di quanto possa far credere. Non lo so, magari in Kingdom Hearts 3 approfondiranno un po' il significato di questa frase, oppure è semplicemente da interpretare alla lettera in base al simbolismo comunque a cui Kingdom Hearts si è abituato tutti questi anni. Tu che pensi? No, io non spenderò parole per questa scena, solo voglio far notare il Keyblade di Erebus, che a me sembra più scuro delle altre volte, solo questo. Ci servirà un altro contenitore. Di chi stanno parlando mo questi qua? Serve un altro contenitore all'organizzazione 13, quindi a questo punto o li hanno trovati tutti e 13 oppure ne hanno trovati 12 e serve l'ultimo. Se ci fai caso, l'inquadratura dopo si sposta stranamente su Sora, come se fosse lui nelle mire adesso dell'organizzazione 13. Questo ragazzi è spoiler pesante. Quindi se non avete giocato a Dream Drop Distance chiudete immediatamente il video, oppure se non ve ne importa andate avanti. In Dream Drop Distance Sora cade nelle mire dell'organizzazione proprio perché Xehanort vuole farne un suo vassallo, un suo contenitore dell'oscurità, un suo clone. Invece ora che lui e Roxas sono nuovamente un'entità completa, la cosa che viene da chiedersi è perché Xehanort ha scelto, o quantomeno, perché ha tanto interesse verso Sora, specie per il fatto che lui non è il vero prescelto del Keyblade. Quindi viene da chiedersi, il ruolo di Sora, oltre a quello di salvare il mondo dall'oscurità, qual è? Perché tanto interesse? Prima di tutto non sappiamo di chi stanno parlando. Tu mi hai detto che si sposta l'inquadratura su Sora. Sì. Ok, chi ti dice che Sora non è il prescelto del Keyblade? E che in realtà sì è il prescelto, ma non abbia ancora sbloccato i suoi veri poteri. L'hanno detto. Quello che devi sbloccare. In Kingdom Hearts 2. No. In Kingdom Hearts 2 sì? Hanno detto che Riku era il primo prescelto del Keyblade, ma però, per il fatto che il suo cuore era ghermito dall'oscurità, il Keyblade si è aggrappato alla prima fonte di luce che ha trovato, Sora. E questo non può far sì che Sora sia ora il prescelto del Keyblade? Non può aver reso questa scelta effettiva? Perché questo spiegherebbe anche un po' il motivo per cui lo vogliono. Proprio perché Sora è una fonte di luce pura, sì. Ok? E in realtà, perché lo vogliono? Perché il potere che Xehanort ha attualmente sul suo primo contenitore, che è Terra, sì, stia svanendo, non sia più come una volta, quindi serve una cosa, qualcosa di giovane, ok, che debba essere sviluppato, perché non dimentichiamo che Terra ha ceduto il suo corpo per salvare i suoi amici. Certo. Ma se non l'avesse ceduto, se lo sarebbe preso Xehanort? Non ci dimentichiamo che Terra ha dalla sua l'armatura. Le armature sono la rappresentazione del loro vero potere, cosa che Sora non ce l'ha. No. Sora non è ancora arrivato a quella cosa, ma neanche Riku. Certo. Riku non fa altro che andare avanti dietro all'oscurità e alla luce. Ma perché lui ha imparato a controllarla. Ha imparato a controllarla, perciò... Lui non ha bisogno dell'armatura, ma non, secondo me non può neanche essere il vero pretendente al Keyblade. Perché? Prendendo al Keyblade, per come ce lo imposta il gioco, per come ce lo fa capire, deve essere luce pura. Tutta più, e mi voglio allacciare a un video precedente che vi metteremo in descrizione, andatelo a vedere, Riku può essere una serratura, come lo può essere anche Sora. Contoda.
画の首謀者は彼だ。お前がリクならなおさら、なぜこんなことするんだよ。俺たちはいつも競い合ってたじゃないか。Dark Riku, Dark Riku versione giovane, versione pischello, hai capito? Capisci? Cioè, così è ringiovanito. Oh, ma dici il tuo segreto. La tua crema per il viso. Ma l'omino bianco lui, veramente. Comunque, voglio collegarmi alla scena precedente col fatto che l'organizzazione 13 sta cercando di portare Sora dalla loro parte, oppure di ghermirlo sfruttando i suoi punti deboli. Secondo me questo Dark Riku non è altro che una sorta di fantoccio creato ad hoc dall'organizzazione 13 in modo tale che lui possa sfruttare i punti deboli di Sora, manipolarlo e renderlo una perfetta pedina per Xehanort. Se ci fai caso, questo Dark Riku, diciamo, gira il dito nella piaga sul famoso antagonismo, rivalità, agonismo, come la vuoi mettere, che ha sempre un po' incrinato il loro rapporto di sana amicizia, sin dal primo gioco. Quindi secondo me è semplicemente un gioco di manipolazioni dell'organizzazione 13, secondo me non esiste. Anche perché non dimentichiamoci che nel primo capitolo Riku è stato impossessato momentaneamente da Hansen. Sì. Ok, quindi eccola. Allora, queste caviglie, parliamo di questi piedi, ragazzi. Parliamo di come sono belli. Feticista. Allora, io andrei un po' più avanti, aspetta, fammi vedere. Eccola la schiena. La lasciamo così. Lasciamo intendere, dai. Lasciamo intendere. Cosa? Allora, io ho voluto, cioè abbiamo voluto interrompere perché io vorrei soffermarmi su Ventus e Vanitas. Allora, Vanitas si trova evidentemente nella stanza del risveglio, laddove Ventus riposa, si trova sullo scranno proprio dove Ventus sta consumando il suo sonno eterno. E la cosa interessante è che Vanitas si rivolge a lui chiamandolo Kyudai, fratello. Fratello mio, che è un'espressione inedita in Kingdom Hearts, specie pronunciata da lui, se consideri che Ventus e Vanitas non sono legati da alcun rapporto di parentela, tranne per il fatto che è la stessa entità però scissa in due corpi. Qui mi voglio ricollegare ancora alla questione Sora Organizzazione 13. Secondo me Vanitas ha, diciamo, intuito l'importanza che può avere Sora nel ruolo dell'Organizzazione 13, secondo me ha anche manipolato da Xehanort e da tutto. Xehanort vuole a maggior ragione impossessarsi di Sora per il fatto che Ventus si trova dentro di lui, la parte completa del cuore di Ventus si trova all'interno di Sora. Xehanort, rendendo Sora il suo contenitore, prende due piccioni con una fava, perché da un lato si impossessa della tredicesima oscurità e dall'altro lato estrae la parte che serve per risvegliare Ventus, forgiarlo con Vanitas e creare l'X-Blade per aprire il Kingdom Hearts. Il fatto che l'organizzazione 13 si impossesserà del corpo di Ventus, il corpo addormentato, attenzione, non dell'intera entità di Ventus, sta anche qualche fotogramma dopo, un fotogramma molto veloce e molto breve negli ultimi istanti del trailer, dove Demix trasporta un fagottino blu, azzurro, un fagotto azzurro. Ed è un flashback, è un parallelismo con la scena iniziale di Bit by Sleep, dove Xehanort, non mi ricordo se è anziano oppure un po' più Xehanort anziano, lascia il corpo inerme di Ventus nelle isole del destino prima che lui si risvegli, ti ricordi? Quindi questa è una cosa in più per avvalorare la mia teoria di prima. Vogliono Sora sì per avere due piccine con una fava, ma perché Sora non sa bene cosa stia succedendo, quali siano le sue potenzialità. Esatto. Ok, lui non può attingere al potere in questo caso di Ventus perché in realtà non ha ancora risvegliato i suoi poteri, cioè non è ancora piena, non ha piena coscienza di quello che può fare veramente. Ma andiamo avanti perché qui ci abbiamo un'acqua oscura. Acqua sporca. No, ok. No! No! Ma in realtà è la vera acqua. Cioè, questa che abbiamo davanti, questa oscura, con la pelle anche scurita, cioè, è la vera acqua, altri che un'ombra. Andiamo avanti, perché,
ragazzi, è ancora, si va, il più bello deve ancora venire. C'è una scena molto interessante. Molto interessante. Eccola, guarda quando. Ragazzi, avete visto? Io dico di no, non avete visto bene. Torniamo un attimo indietro. Allora, vogliamo analizzare un attimo questa qua del vecchio che esce, che non sappiamo da dove è uscito. Così, eccolo qua. Facciamolo vedere bene, eccolo qua. Questo vecchio, da dove è uscito? Ma non lo so. Che cos'è? È reale? È un'apparizione momentanea dei funghi di Sora? Ma non lo so. Ma andiamo avanti. La vera acqua! La vera acqua che combatte Xehanort. Questo è l'Ertre di Xehanort. Ah, sì. Ok, quindi c'è questa battaglia che ancora è ancora in azione nelle terre oscure. Andiamo avanti. Guarda come combatte, abbiamo... Eccolo qua, la scena che dicevi tu. Sì. Fantoccio Arexen. Ok, diceva, noi abbiamo già tutte le oscurità. Giusto. Le abbiamo tutte e 13. Quindi vuol dire che l'organizzazione è stata riorganizzata. Non del tutto. No, perché? Chi manca ancora qualcuno? Abbiamo visto Demix, Zexion, Dexen, Luxord, Larxen, appunto Marluxia. Ma chi ci manca? Ci mancano tre teste. Roxas, Axel... Alcuni dell'organizzazione 13 all'inizio del Dream Drop Disc sono ritornati nella loro forma normale. Sono tornati nella loro forma normale. Loro hanno riacquistato i loro cuori. Semplice, togliamo di nuovo i loro cuori, così abbiamo di nuovo la nostra organizzazione. Continuiamo, ragazzi. Ecco, vedi? Abbiamo tutti i membri dell'organizzazione che sappiamo essere comunque noi in amicizia, comunque in buon rapporti, che se li vanno a riprendere. Perché Sykes è davanti a Axel, che in realtà è Lia? Allora... Perché è venuto a riprenderselo? Perché l'organizzazione è andata a riprendere i suoi vecchi compagni. In una delle scene finali di Dream Drop Distance, okay, Sykes e Lia si affrontano, okay, con Lia che era andata a salvare Sora... E diciamo ha fatto chiaro all'organizzazione 13 che ormai è schierato dalla parte della luce. Perfetto. Quindi secondo me è molto improbabile che adesso si faccia manipolare da Sykes. E se dalla sua avesse la carta vincente? Ora continua il video. Guarda, ci abbiamo qui, fermi un attimo, ci abbiamo qui flashback di Terra. Sì. E fermi, chi c'è là a Terra? Ci abbiamo acqua. Vanitas, la terra di partenza, con questa increspatura. Chi sarà questa increspatura? Chi può essere? Secondo me è l'anima di qualcuno. L'anima di acqua. O del suo protettore. Era questo. Andiamo avanti, perché ora qui c'è la scena, ecco qua, di Sora che tende la mano ad acqua. Sì, l'abbiamo già alla vista. Vera acqua. Vabbè, te l'abbiamo già passato. Andiamo avanti con il tuffo del cuore verso Ventus. Stanno anche i teletrova via. Ma perché in realtà c'è questa scena? Il tuffo Sora che fa il tuffo nel cuore verso Ventus. Riavremo i nostri tre eroi del passato? Ci riusciremo? Io dico di sì. Avanti. Alla fine si apparano. E qui chi è questo? No, chi Axel, è questo? Axel. È Axel che piange. Perché piange guardando quei due? Ma mica quei due! Sì! Qua è l'isola! Questa è l'isola, questa! Guarda! Ci sta Kairi e Sora, Ventus e Aqua, Namine, Xio, come cacchio lo vuoi chiamare tu? Ma perché dovrebbe star piangendo guardando questi due? Secondo me... Perché? Perché piange? Perché lui sta per abbandonare questa vita! Sta abbandonando la vita che aveva trovato, l'amicizia le sta abbandonando per andare a trovare lui. A cercare di salvarlo. Però, scusa. Abbandona il suo cuore per andare cercare di salvare il suo amico, perché è già nell'organizzazione, loro l'hanno trovato, non so come hanno fatto, ma l'hanno trovato, ma non è lui, perché non ha i ricordi. E Axel
rientra per fargli ricordare quelle cose. 358 giorni e mezzo ci ha anticipato che esistono due crepuscopoli, una dove Roxas c'è e una dove Roxas non c'è. Durante il trailer, Einar, Pence e Olette trovano queste due foto gemelle, una dove Roxas è presente con loro e una in cui Roxas è naturalmente non presente. E da lì Sora si prepone di cercare questa nuova crepuscopoli dove evidentemente troveremo Roxas. Qui sorge un interrogativo secondo me spontaneo. A questo punto le vacanze di Roxas potranno riprendere? Potranno vivere come due entità separate? Senti, e guarda cosa ci sta, guarda qua, aspetta. Guarda. La villa. Qui c'è la finestra aperta, lì c'è la finestra chiusa. Ragazzi, abbiamo esposto quello che pensavamo di questo trailer bellissimo, il più bello uscito finora. Il più bello, perché vi dico la verità, a me non mi interessa niente di quei mondi Disney, non mi interessa. A me interessa la storia che ci dirà questo Kingdom Hearts. Blasfemo! Blasfemia! Hanno il loro perché, sono belli, ma a me mi interessa ormai la storia del Kingdom Hearts. Avrà una fine? O sarà l'ennesimo Final Fantasy? Non lo so, io non lo so. La saga di Xehanort sicuramente si concluderà con il 3. Perfetto. Io un'altra cosa che auspico è che spero che esca un altro trailer nel mese di dicembre. Tutti quanti stanno dicendo, no, stanno facendo uscire troppa roba. Ragazzi! Dobbiamo sapere, basta! Ci lamentiamo tutti se esce poca roba e ci lamentiamo se esce troppa roba, no! Ragazzi, la nostra analisi termina qua. Spero che condividiate quello che pensiamo, abbiate voi altri dubbi o comunque abbiate le risposte ai nostri dubbi, insomma. Per favore, commentate, diteci anche quali sono le vostre teorie, qual è il vostro pensiero. Iscrivetevi, porca miseria, iscrivetevi, ma solo per dirci siete falliti, avete detto solo stronzate. E allora io vi dirò, hai ragione, ma dimmi perché, me lo devi dire nella chat, qua. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, condividetelo, allora, se lo condividete ad altre persone, ci fa solo piacere, perché devono venire queste persone a dirmi, no, guarda, c'è pure questa possibilità, perché io devo sapere. A me non mi interessa se il video c'ha 1, 2, 3 visual, o 10.000 visual, magari, ringrazio la Madonna in quel caso, ma voglio sapere, Kingdom Hearts, come finisce? Finisce? Qual è la situazione? Perché sinceramente noi a fino al 29 gennaio non ce la faccio. Qui Nando, qui Saria, Game Ever, canale non si perde mai, per oggi è tutto, un bacione, ciao!